Può succedere che si verifichi un foro a tutto spessore sulla macula. Noi lo chiamiamo foro maculare. Lo vedete qui rappresentato e vedete che sono state prese delle misure. Perché? Perché i fori maculari possono avere diverse dimensioni. Fori piccoli e fori grandi non vanno trattati nello stesso modo. Ogni foro maculare può essere curato tramite un intervento chirurgico che si chiama vitrectomia, che viene associato ad una serie di manovre che il chirurgo mette a punto proprio con lo scopo di chiudere il foro. Se il foro viene chiuso, è possibile ottenere una ripresa di vista. La ripresa di vista non sarà del tutto naturale. È frequente che il paziente, ci dica che anche dopo l'intervento chirurgico per chiusura di foro maculare, la lettura non è una lettura fluente, qualche lettera salta, un po' di distorsione rimane, ma è senz'altro importante cercare di ottenere la chiusura dei fori perché nel tempo la vista sarà sicuramente migliore rispetto a lasciare il paziente non operato. Dicevo che i fori maculari possono differenziarsi in fori di dimensioni diverse. L'approccio chirurgico può essere differenziato e adattato al tipo di foro. In ogni caso, la ripresa della vista avverrà nell'arco di qualche settimana dopo l'intervento e per il paziente è importante ricordare che andranno mantenute delle posizioni del capo che il chirurgo indicherà. In linea di massima viene richiesto lo sguardo verso il basso. Quando si chiede al paziente di mantenere la posizione con lo sguardo verso il basso, il paziente si sente sempre in crisi. Invece è importante dire che è del tutto fattibile e soprattutto che non è richiesta la immobilità. Il paziente si può muovere, può camminare e guardare verso il basso, stare seduto e guardare verso il basso e può usare l'altro occhio per leggere e per orientarsi, per mangiare, per portare avanti quante più attività possibili, pur nei limiti della posizione. La posizione è molto importante nei primi giorni dopo l'intervento, almeno 3, ma il numero esatto verrà indicato dal chirurgo.